Buon pomeriggio sera, un tardo pomeriggio qui con Caffè in Bellezza e con Antonio Ciaramella. Il Buonasera. suo motto è trucco le persone per non mascherare l'animo. Ma vediamo e sentiamo chi è Antonio Ciaramella dopo la nostra sigla. Eccoci, eccoci di nuovo con te, Antonio. Allora, Antonio Ciaramella, intanto buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti voi e a te, ovviamente. Antonio, di origine partenopea, ha iniziato la sua carriera con la fotografia, ma e poi ha proseguito con il make-up. Ha studiato fotografia, ha insegnato fotografia per appassionarsi poi al concetto di bellezza e quindi in tutte le sue, diciamo, sfaccettature. Quindi incarna proprio, come dire, il concetto della figura professionale del make-up artist. I suoi lavori di trucco rispettano l'animo della persona, il contesto sociale, culturale, di appartenenza e finalità del lavoro richiesto. Ha partecipato attraverso a diverse trasmissioni, tra cui Sales su Rai 2, e Make-up e trucco del successo su Sky, ed è curatore del sito blog www.timelessbeauty.it. Ve lo dico perché così potete anche seguire se ti segue in Good in Italy. Capo truccatore dal 2013 al 2020 di Miss Italia e Miss Universo, e autore di due successi editoriali. Il più recente è questo. Make-up, il codice teatrale, che proprio racconta come la caratterizzazione dell'attore, come si caratterizza nei vari personaggi, presumo. E l'altro libro, invece, è quest'altro, Make-up 100 anni allo specchio, che è proprio stato un successo editoriale. Che cosa allora intendi per questo tuo slogan, trucco le persone per non mascherare l'animo? Ma guarda, è un concetto in realtà abbastanza semplice, nel senso che il make-up deve accompagnare la persona, non deve caratterizzarla, perché noi tutte le volte che andiamo a sofisticare, quindi a cambiare eccessivamente quelli che sono anche i tratti e i colori di una persona, non stiamo più facendo un'opera di abbellimento, un intervento di abbellimento, ma bensì stiamo facendo una caratterizzazione, quindi stiamo trasformando quella persona in qualcos'altro che è diverso da sé. Tieni Quindi la sua immediatamente il e beauty diventa teatrale, non è più beauty. ti faccio vedere intanto alcune foto che io ho scelto, no? Questa che insomma tipicamente poi mi dimmi tu di che periodo più o meno potrebbe essere. Qui siamo nella seconda metà degli anni 20 ed è una trasformazione per un personaggio cinematografico. Quindi, insomma, gli interventi che abbiamo fatto, quest'altra invece che vediamo adesso, siamo ovviamente agli inizi degli anni 40, americani, Esattamente. soprattutto americani. Quest'altro? Questo è proprio un glamour look tra la fine degli anni 30 e gli inizi degli anni 40, quindi sempre Ti faccio hollywoodiano. vedere queste altre due. Allora, uno è questa l'antica Egitto e questo diciamo la Grecia. Ecco, del XX secolo, di questi personaggi che abbiamo visto, di queste bellissime donne, qual è il periodo che tu preferisci? E tra l'antichità, cioè Grecia, Egitto. L'Egitto ha curato molto la cosmesi, la Grecia molto il trucco. Cosa preferisci? Domanda Allora, completa. guarda, intanto partendo dal XX secolo, io sono molto affezionato a un trittico che è importantissimo, soprattutto per l'evoluzione di quello che è stato poi il mio mestiere, che è appunto gli anni 20, 30 e 40, che sono, come possiamo dire, fondamentali proprio per la nascita di quelle che diventeranno poi le tecniche del trucco professionale. Gli anni 40 mi piacciono in modo particolare, gli anni 30 e gli anni 40, con queste donne meravigliose, estremamente passiamo da quella che è una figura algida degli anni 30 a farla diventare una donna invece più morbida e anche, diciamo, più accogliente, che è quella degli anni E 40. molto più Esatto. sexy, ovviamente, no? Anche un sexy. Ecco, però mi piacciono anche di far vedere queste due, diciamo, immagini, questa e questa, che mi hai Sì. mandato. E qui sono dei trucchi proprio teatrali, no?
Assolutamente sì. Beh, ma il teatro in realtà, come poi ho anche spiegato, raccontato nei libri, faccio comprendere proprio che il make-up è un qualcosa che inventano gli attori e che nasce in teatro. E poi con il tempo praticamente andrà a contaminare quelle che saranno poi tutte le altre discipline audiovisive. Arriverà un momento che sarà talmente complesso che c'è bisogno di una figura professionale. Il trucco teatrale è la parte più creativa, è dove ti puoi sbizzarrire, raccontare con il colore, raccontare con le forme. Io ho anche usato nel tuo libro Sì. questa, diciamo, figura, colori caldi e colori freddi. Ci spieghi un po' che cos'è il cerchio di Itten? Allora, il cerchio questo qua, il cerchio cromatico di Itten, fa parte di una delle tante teorie del colore, perché le teorie del colore sono tante, sono svariate, e a seconda della disciplina noi troviamo una, no? Abbiamo per esempio l'interpretazione psicologica nella psicoanalisi, piuttosto che in pittura. Qui abbiamo Itten, stiamo parlando della pittura, e vediamo come dai tre colori primari che sono nella sintesi sottrattiva, che sono il giallo, il blu ciano e il rosso magenta, derivano ovviamente tutti gli altri colori, che sono ovviamente sia per mescolanza tra i vari due colori primari e poi ovviamente a ulteriori mescolanze. E come si vede nel cerchio cromatico, già a partire dai colori primari, noi abbiamo due colori caldi e uno freddo. Quindi questo che cosa ci fa comprendere? Che già tutti i colori, per essere definiti freddi, all'interno devono avere un blu o una sua declinazione, che può essere un viola, un verde e così via. I colori sono la teoria di Itten, ovviamente ci fa comprendere quali sono i colori primari, quali sono i colori complementari, quindi come si arriva alla neutralizzazione del colore, come si arriva alla esaltazione del colore. Per esempio sul cerchio cromatico, se noi guardiamo i colori che sono agli opposti, se sono messi vicini tra di loro si esaltano, se sono invece sovrapposti e mescolati si annullano. Che si annullano, Quindi che cosa vuol questo è dire? un sistema che aiuta molto sia chi si occupa di trucco, sia anche noi personalmente. Assolutamente sì, ma chiunque, anche un fiorista, no? Se vuole vendere un bel mazzo di fiori e vuole far esaltare i colori, sicuramente metterà dei colori che sono complementari. Se vuole creare delle armonie, metterà dei colori che sul cerchio cromatico noi troviamo vicino, no? Quindi quel ventaglio che è vicino creerà dei colori che sono conosciuti come colori analoghi e creano delle sfumature che sono più facili da percepire, no? Che sono. A delle donne nell'era dei social, adesso la faccio vedere con questi telefonini, no? Che quindi sono tutti molto, come dire, narcisisti in un certo senso, siamo diventati, no? Che cosa insegna questa donna moderna che, insomma, sta sempre con il suo telefonino e che si fa tanti selfie? Ma guarda, intanto noi ci troviamo forse per la prima volta attraverso questi social ad avere un look che è realmente contaminato, cose che neanche il cinema è riuscito a fare, no? Perché comunque eravamo sempre molto legati al concetto di estetica locale e culturale. Adesso la cultura è diventata quella, è veramente cosmopolita, è veramente trova delle contaminazioni che sono incredibili e le ragazze oggi imitano come imitavano in passato. Ma ovviamente lo fanno per mostrarsi sui social, usano degli stratagemmi che noi usiamo nel cinema, nella fotografia e nella televisione per truccarsi, perché la loro immagine ormai è fotografica, è un'immagine audiovisiva quella che loro Dunque, vivono. secondo te non c'è più niente da consigliare? Ma il consiglio secondo me non è mai imitare. Cioè, riuscire ad esaltare al meglio quello che sei, non quello che vorresti essere. Perché si scade sempre, si arriva sempre a sfiorare un po' quella linea del grottesco, no? In alcuni casi. Allora, Quindi. guarda, ti saluto anzi, salutiamo i nostri che ci seguono con tre frasi. Sia che io abbia un sacco di trucco, sia che senza trucco, sono sempre me stessa, è Lady Gaga che parla. Mentre una bella donna è mille volte più attraente quando esce dalle braccia di Morfeo che dopo un'accurata toilette. Questo Giacomo Casanova, sai, è un pochino un po' di un Certo. certo tipo. Il lato è molto particolare. Non sono capace di leggere un messaggio triste senza mettermi un rossetto, Audrey Hepburn. Quindi devo dire che sono tre, no? Tre sfaccettature del trucco. Io ti saluto caramente e a presto. Speriamo che ci illuminerai nei prossimi mesi qualche consiglio particolare, parlandoci anche del trucco, quello proprio artistico, quello del cinema. E ti salutiamo ovviamente con la nostra sigla. Ciao. Ciao!